Matteo Furlan, miglior sommelier d'Inghilterra. Cambiamo argomento, parliamo ora di vini perché si è tenuto alle Meridian di Piccadilly, il concorso UK Best Sommelier. Al trionfare è stato Matteo Furlan, presenti inoltre molte eccezioni del settore. Allora, io sono Federica Zanghirella, la vicepresidente della UK Sommelier Association. E siamo qua per celebrare la professionalità dei sommelier degli UK, ma ne abbiamo tanti concorrenti italiani, perché ovviamente in Italia c'è l'eccellenza della hospitality business, come si chiama in Inghilterra, e siamo molto contenti perché l'evento è sempre molto di successo. Ci fa piacere avere tanta gente che crede nel lavoro, nella carriera dell'hospitality, che qua è estremamente importante. E noi abbiamo sempre bisogno di nuovi sommelier, sempre bisogno di gente che ha voglia di fare carriera, lavorare col vino. E Londra specialmente è ancora un mercato molto molto interessante, attraente per chi vuole affrontare questa carriera. È bellissimo avere insieme a noi oggi tanti stranieri alla UK Sommelier Association che fanno i nostri corsi e specialmente che si confrontano con la sommelieria italiana. Si sta parlando di francesi, tedeschi, orientali, e questo è il massimo per noi, e vedere dove è arrivata la sommelieria italiana. È arrivata al massimo dell'eccellenza. Quando i francesi fanno chapeau, l'anno scorso abbiamo avuto primo, secondo e terzo, tre francesi a fare competizioni organizzate dalla sommelieria italiana. Questo è un grande successo. Partecipano oltre 20 candidati, i quali si applicheranno in una prova che consiste in una serie di quiz a cui rispondere, una serie di degustazioni, e infine da questi 20 candidati sceglieremo i tre finalisti che su questo palco si contenderanno il titolo di UK Sommelier Association, the best UK Sommelier Association. Il mio ruolo è quello di far sì che quando arriveranno i tre finalisti e saranno in gara, devono avere tutte le stesse opportunità pari, perciò il mio compito è quello di gestire il servizio nel palco in maniera che siano uguali tutti. Matteo Furlan trionfa come best